RKO Radio. Abbiamo preso due gemelli perfettamente identici, Gino e Michele. Michele, come sempre, è bellissimo, fichissimo e non ha nessun problema. Gino, invece, è affetto d'acne. Inoltre, dopo l'ingestione di cozze avariate, si è preso il colera. Abbiamo sottoposto Gino a trattamento antisettico Popexan efficace contro le impurità. E dopo appena due settimane, l'acne... Ce l'ha Michele! Questo è il fantastico mondo di Popexan, un mondo dove ogni desiderio è realizzabile. Ed è grazie a Popexan che Michele si è preso l'acne. E il colera? Giusto, anche il colera, Gino! Anche il colera! Osservate la gioia di Gino nel vedere il gemello caduto in disgrazia. Sì, Popexan risolve! Tutti al party da Wallace! Tutti al party da Wallace! Dai, dai! Interessati, anche tu, all'allevamento del cincillà. La ditta Il Cincillà ti fornisce le famiglie dei graziosi e prolifici animaletti, garantendo il ritiro dei cuccioli e la loro sostituzione gratuita in caso di morte o sterilità. Ogni famiglia è composta da un maschio e cinque femmine, ognuna delle quali riproduce da uno a tre animaletti per cucciolata. Vieni a trovarci a Parma, in via Alessandria 7, o telefonaci allo 0521 72582. Mordi, 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 lecchi, 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 succhi. Eldorado gelo succosi. Fammi vedere com'è la bocca. No, troppo piccola. Mordi, 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 lecchi, lecchi, succhi, succhi. Eldorado gelati per bocche super. Gelo succosi. Ehi, quello sì che è la bocca super. Mordi, 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 lecchi, lecchi, succhi, succhi, Eldorado, gelati per bocche super. Il bisogno di zucchero è proprio naturale, lo zucchero è naturale. Ah sì, ah sì, ah. Zucchero. Ah sì, ah sì, è già. Lo zucchero è pieno di vita. Ah sì, ah sì, è già. Zucchero. E se ricominciassimo, a nutrirci meglio? Latte, il buon latte è ricco di salute. E se ricominciassimo, a nutrirci meglio? Yogurt, così ricco di freschezza. E se ricominciassimo, a nutrirci meglio? Burro, ricco di sapore. E formaggio, ricco di energia. Latte, yogurt, burro e formaggio, ricchi di natura. Buone le giboline! Sott'olio? No! Sott'aceto? Né sott'olio né sott'aceto, sono giboline alla peperlizia Bondi! Cipolline e peperoni alla peperlizia Ponti, una delizia! Di più, una peperlizia! Hey!
Capita che il regista Chris Smith proponga a Robert Downey Jr. di realizzare un doc sulla sua vita e sulla sua carriera. Una proposta che Iron Man accetta con entusiasmo? No. Rifiuta immediatamente. Non è mai stato il tipo che si ferma a riflettere sul passato. È sempre impegnato a vivere il presente e quello che gli interessa sono i progetti per il futuro, non le retrospettive. E non certo per paura di dover ripercorrere il suo passato turbolento, il periodo buio e gli eccessi di droghe, che non ha mai nascosto, anche perché del resto i media mondiali non hanno mai fatto altro che strombazzarli ovunque. Erano gli anni 90, i favolosi anni 90, una decade piena di foto e scoop sulle celebrità in overdose o con gli occhi bianchi e in stato catatonico. E gli anni 90 sono passati da un pezzo. Io ieri ho visto personalmente 15 secondi di Grande Fratello VIP e vi assicuro, erano meglio le overdosi. Iron Man rifiuta l'offerta, quindi, aggiungendo però la controproposta. Perché invece non facciamo un documentario su mio padre? Se c'è un junior, da qualche parte ci deve essere un senior. Quindi se c'è Robert Downey Jr., deve esserci stato un Robert Downey Senior. Benvenute e benvenuti. Questa è la puntata numero 19 dello Specchio Rotto. È sempre Dicotomico che lavora per voi, anche se a efficienza dimezzata, forse si sente anche dalla voce e mi dispiace enormemente, spero mi perdoniate per questo, ma sono reduce da quella che viene comunemente definita influenza. Comunque siamo sempre qui ed è sempre RKO Radio a farci intrufolare nelle vostre case, nelle vostre auto o nei vostri presunti posti di lavoro.
Inevitabilmente la presenza del Robert figlio sarà comunque rilevante, al servizio della storia però, e sempre con Robert padre in primo piano. Robert Downey Sr. è la lucida follia che permeava i suoi film. Sono questi gli elementi chiave del documentario. L'idea non è nemmeno nuova, perché 10 anni fa quel junior propose al suo rispettivo senior di girare proprio un documentario su padri e figli. Il padre fu subito d'accordo e gli chiese all'epoca: ci saremo noi dentro? E Junior gli rispose: forse, chissà. Tornando al progetto attuale, ci sono voluti 3 anni per terminarlo il documentario, a causa della pandemia ovviamente, ma anche a causa delle condizioni di salute di Robert Senior, che peggioravano a vista d'occhio. Il Covid ha costretto padre e figlio a restare lontani, Senior a New York, Junior sulla West Coast. Un problema grosso, visto che Junior ci teneva molto al dialogo con suo padre. Il regista ha rimediato nella maniera più ovvia, installando videocamere nelle due abitazioni in modo da poterli far conversare liberamente anche a distanza. E le chiacchierate a distanza in video alla fine costituiscono la spina dorsale del film. I due ripercorrono tutte le fasi della vita scandite dai film di Robert Downey Sr. E una delle cose più toccanti è proprio ascoltare Robert Jr., che afferma di aver capito e accettato molto, tutto in definitiva, di suo padre, proprio grazie alla presenza della telecamera, e non riguardando il girato a casa da solo o con la famiglia. No, dice, avevo bisogno della sala, dei festival, del pubblico per accettare tutta la narrazione, come se questo fosse possibile soltanto in presenza di tutti quegli sguardi, anche estranei, insieme al mio, come se mi aiutassero a dire: ok, è andata così, mi sta bene. Dopotutto, la sostanza è molto semplice. Le persone ci sono, fanno cose e poi non ci sono più. Right, I'm reliably informed we're all here, so back by popular demand. Let's hear it for the the Pogues. Thank you very much. It's a ballroom queen in Memphis. She tried to take me upstairs for a ride. She had to heal the light across her shoulder. Cause I just can't seem to drink you off my
cosa si prova a fissare il vuoto? E cosa si prova quando ci si rende conto che c'è una telecamera puntata su di te mentre fissi il vuoto? Robert Senior ha una reazione comprensibilissima, dicendo di scatto: toglimela di dosso e puntala laggiù, puntala verso il mare, verso quel grattacielo, o puntala sulla gente che passeggia nel parco. Eppure è proprio lui ad accettare per primo e a affermare a viva voce che il Parkinson deve essere un personaggio di questa storia. Robert sa che è arrivato il momento di essere arrabbiato contro la luce che muore. Rage, rage against the dying of the light, per dirla con Dylan Thomas. Mentre da qualche parte, dentro di sé, cerca di fare i conti con la sua vita, i suoi amori, quello che ha perso e i suoi tantissimi passi falsi. La sua avversione per il conformismo e la sicurezza, per l'equilibrio e la saggezza. Al punto che l'essere sopravvissuto a tutto questo, ad un numero considerevole di anni vissuti pericolosamente, è già di per sé un comunicato politico e sovversivo. La comprensione e l'amore per due personaggi, non uno solo, che questa visione provoca, sono scatenate e amplificate da momenti irresistibili e molto molto coinvolgenti, che arrivano anche all'umorismo nero, quando Robert Jr. dice: papà, l'atto finale non funziona, non va bene se tu non tiri le cuoia. E il padre risponde: ehi, non mettermi fretta, io sto lavorando qui. Il documentario comincia in maniera più o meno tradizionale, con una carrellata della vita e delle opere del protagonista. La seconda parte poi si trasforma in uno sguardo bizzarro sul rapporto padre-figlio e sull'approccio di entrambi alla lavorazione del documentario, mentre Robert Senior lavora in parallelo ad un suo distinto film nel film, che poi sarebbe stata la sua versione dello stesso documentario. Alla fine, parte del suo girato è stato incorporato nella versione definitiva, ed è stata un'ottima idea tenerlo impegnato durante tutta la fase, altrimenti, dice il figlio, avrebbe rotto le scatole a chiunque. E gli anni passano nella vita reale e sullo schermo, e l'atto finale diventa poi una elaborazione di due persone che devono dirsi addio. E sulla maniera più giusta e sincera per farlo, mentre la malattia peggiora sempre più. Il prodotto finito è un oggetto filmico che non so voi, ma io non avevo mai visto prima. È la rappresentazione di due generazioni in una famiglia che ha vissuto di cinema e nel cinema, entrambi tritati e masticati dall'industria, che però in qualche modo ne sono usciti intatti, riallacciando un legame affettivo fortissimo prima del declino fisico inevitabile, culminato poi con la morte di Robert Downey Sr. all'età di 85 anni, nel luglio del 2021. Oh,
surprise room at the rear of the aircraft. Go Lucky Airline! Your idea. Not bad. Chris Smith, il regista, ha affermato che non sarebbe stato assolutamente possibile presentare questo progetto ad alcun produttore, semplicemente perché, dice, non avremmo saputo descriverlo, non avevamo idea della forma finale che avrebbe preso, dove sarebbe andato a parare. Era una cosa per noi estremamente eccitante, ma che nel panorama contemporaneo dei documentari è andata totalmente perduta. Oggi è quasi impossibile ricevere l'ok per una produzione che non sappia bene dove il processo filmico andrà a piantare i paletti. Downey Jr. ha dichiarato di vedere il film anche come una spinta in avanti per il genere del documentario. Uno slancio, un incitamento a liberarsi di lacci, lacciuoli, regole, eccetera, eccetera. E questo è un po' è un approccio che ha lo stesso spirito con il quale suo padre ha abbattuto i limiti del fare cinema. All'inizio delle riprese nessuno pensava minimamente alla possibilità che il film diventasse un resoconto degli ultimi anni di vita di Robert Downey, padre. Andavamo insieme a pranzo fuori, dice sempre il regista. Facevamo passeggiate senza meta o escursioni verso i posti dove lui aveva girato scene iconiche dei suoi film. Robert Downey, padre, se ne usciva con affermazioni che rivelavano la sua vena sovversiva, per niente domata dagli anni, anzi. Per esempio, diceva seriamente al regista Chris, Chris, potremmo dire di aver avuto successo solo se metà del pubblico abbandona la sala durante la proiezione. Tell me that the sun belongs to you and should surround you. Yet when I turn to look, I see they've snatched the sun from all around you. Why, you hardly seem to want what's yours. You hardly seem to care. If you love the sun, it's where you come from. Then you had better dare to seize the time. The time is now, oh, seize the time. And you know how. Tell me that the soul is real and your soul must survive. Yet I see they've taken liberties with your souls and your lives. Don't tell me that you lack concern for all that you must be. 'Cause I know you must not be turned, and I know that you
about liberty because you've been denied. Well, I think that you're mistaken, or then you must have lied. But you do not act like those who care. You've never even fought for the liberty that you claim to lack. Or have you never fought to see? Ad un certo punto nell'inquadratura compare un volto noto, quello di Paul Thomas Anderson, il più grande regista vivente nel mondo occidentale. Ed è subito evidente una cosa: c'è un legame molto forte tra lui e Davy padre. E Robert Jr. è un po' geloso di questo rapporto. È infatti lui a dire che Paul Thomas Anderson è il figlio che suo padre avrebbe voluto. PTA ha del resto sempre indicato Robert Sr. come una delle sue fonti di ispirazione. E nei film Magnolia e Boogie Nights gli ha anche affidato due apparizioni. In Boogie Nights, forse lo ricorderete, è il proprietario dell'etichetta discografica, un burocrate rigidissimo e molto credibile nella parte, nonostante si tratti effettivamente di un personaggio lontanissimo dalla sua persona. E poi in quel film c'è anche Don Cheadle, che recita nei panni di Buck Swope. Swope, come Putney Swope, che è il titolo del film di Robert Downey Sr. più conosciuto. Forse il suo miglior film anche, un film che non voleva nessuno. Dopo un lungo elenco di rifiuti, Downey Sr. decise di sottoporne la visione a Donald Rogoff, fondatore di Cinema 5, una compagnia grazie alla quale distribuiva film d'autore nella sua propria catena di sale cinematografiche. Dopo la proiezione, il commento di Rogoff fu: non lo capisco per niente, ma mi piace. Mise su una campagna pubblicitaria e promozionale straordinaria, tanto che ancora oggi è ricordata come esempio da seguire, e che riuscì a incuriosire lo stesso pubblico americano che di solito si incuriosiva, o fingeva di farlo, quel branco di snob radical chic del cazzo, soltanto per i film d'autore europei. Era la calda estate del 1969.
una satira feroce scatenata sulle agenzie pubblicitarie, sulle relazioni tra bianchi e neri, sul razzismo, per semplificare, e sul consumismo, tutte e tre in un colpo solo, in quel momento storico, era davvero materiale rovente, a prescindere dalla forma e dall'eventuale successo che avrebbe incontrato. E infatti continua a scoppiare in faccia a chiunque ancora oggi, più di 50 anni dopo l'uscita, decida di approcciarne la visione. Si comincia con la morte improvvisa del presidente di una compagnia pubblicitaria di alto livello, un fatto che costringe i componenti del consiglio di amministrazione ad un voto improvviso e segreto, ad un voto improvviso e segreto per decidere chi dovrà prenderne il posto. Una delle regole è che non si può votare per se stessi. Tutti allora, per prendere tempo, pensano la stessa cosa, cioè di votare per l'unico che non potrebbe mai diventare davvero presidente e che nessuno voterà a parte me, pensa chiunque, tutti, ogni componente del consiglio. E si tratta dell'unico dipendente con la pelle nera. Il suo nome è Putney Swope e Putney Swope diventa, a sorpresa, il nuovo presidente. Cambia immediatamente il nome dell'azienda, che ribattezzandola Truth and Soul Incorporated, licenzia tutti gli impiegati anziani bianchi e si concentra sulla creazione di campagne promozionali scioccanti, sovversive e stravaganti. Cappello militare sempre calato in testa, look da Black Panther. Nel nuovo consiglio di amministrazione è evidente la presenza di rappresentanti delle varie correnti del movimento black dell'epoca, a cominciare ovviamente dalle pantere. La satira, si sa, colpisce chiunque, altrimenti non è satira. Ognuno parla per slogan, si parte da potere al popolo, poi potere nero è l'unica via, quindi la violenza è una forza purificatrice. L'ultimo dei quattro, il più sfigato tra virgolette, chiude così: la violenza non aiuterà la nostra gente, la violenza non ci porterà da nessuna parte, la violenza non ci farà trovare un lavoro. Al che una pantera ribatte: sì, è vero, la violenza probabilmente non ci farà trovare un lavoro, ma sicuramente eliminerà la concorrenza. Il successo della Truth and Soul finisce sulla scrivania del presidente degli Stati Uniti, che cerca con ogni mezzo di marchiare Putney Swope e la sua banda di rinnegati come minaccia alla sicurezza nazionale. Ah, dimenticavo, il presidente degli Stati Uniti in questo film è un nano. Lo spunto di partenza per la realizzazione del film viene da una scoperta maturata da Robert Senior anni prima, cioè quella che un dipendente afroamericano qualunque, a parità di mansioni, porta a casa uno stipendio più basso di quello del collega bianco. Ed è confortante tener sempre presente durante la visione che questo film è stato realizzato da un bianco nel 1969. Eppure, dopo 5 minuti, già potrete sorprendervi a pensare che potrebbe essere stato concepito e proiettato ieri senza il minimo attrito spazio-temporale. Have you ever stood in the darkness of night, screaming silently you're a man? Have you ever hoped that a time would come when your voice could be heard in a noonday sun? Have you waited so long till your unheard song has stripped away your very soul? Well then believe it, my friend, that the silence can end. We'll just have to get guns and be men. Has a cry to live when your brain is dead made your body tremble so? And have unseen chains of too many years
hurt you so bad till you can't shed tears. Have so many vows from so many mouths made you know that words are just words. Well then believe it, my friend, that this silence can end. We'll just have to get guns and be men. You know that dignity, not just equality, is what makes a man a man. And so you laugh at laws passed by a silly lot that tell you to give thanks for what you've already got. And you can't go on with this time-worn song that just won't change the way you feel. Well, you believe it, my friend, that this silence can end. We'll just have to get guns and be men. You don't want to think, you just want to drink both the sweet wine and the gall. You've been burning inside for so long a while, till your old-time grin is now a crazed man's smile. And the goal so clear, and the time so near, you'll make it or you'll break the plow. Well then believe it, my friend, that this silence can end. We'll just have to get guns and be men. Yes, it's time you know who you really are, and not try whitewash the truth. You're a man, you see, and a man must be whatever he'll be, or he won't be free. If he's bound up tight, he'll hold back the night, and there won't be no light for day. So you believe it, my friend, that this silence can end. We'll just have to get guns and be men. Downey è sempre stato un adolescente che voleva spernacchiare i potenti e le istituzioni, fregandosene dei fallimenti e dei risultati al botteghino, quando c'era il botteghino. E non è mai cambiato, se ricordate cosa ha detto al regista del documentario a lui dedicato. No, eh? Non ve lo ricordate. Sarà passato un quarto d'ora da quando ve l'ho detto. Vabbè, lo ripeto. Al regista del doc, il vecchio Robert dice: potremmo dire di aver avuto successo solo se metà del pubblico abbandona la sala durante la proiezione. Sembra un'iperbole, ma non lo è. Una frase che buttata lì, come se avesse 20 anni e la testa piena di droghe psichedeliche. La droga. Una presenza ingombrante nelle vite di entrambi i Robert Downey. Come dice in una bellissima intervista Robert Jr., c'è una parte della nostra cultura occidentale che non la considera per quello che è, cioè una malattia, nient'altro che una malattia. No, perché una considerevole parte dei nostri simili la considera ancora come una debolezza morale, amplificata poi dalla sensazione inevitabile di colpa, perché quando le cose vanno a rotoli, a causa delle dipendenze, e ci vanno per forza di cose a rotoli, ti senti male, ti senti colpevole. Io non so davvero, parla sempre Robert Downey Jr., se mio padre abbia mai fatto davvero pace e i conti con tutti quegli anni perduti, quelli che ha definito 15 years of total insanity. Io stesso, che oggi vivo con tre requisiti fondamentali, che sono la sobrietà, la devozione immortale a mia moglie e alla mia famiglia e la monogamia, non è che mi sia trasformato nell'uomo perfetto e privo di complicazioni. E questo ci fa tornare al documentario, a Senior, perché quando lo vedo col pubblico, prosegue Robert Downey, i commenti che ascolto non sono cose tipo: quanto è bello questo film che tutti voi avete fatto per tuo padre. No, quello che sento è piuttosto: ho appena perso mia sorella a causa del morbo di Parkinson. Oppure: mia madre era un personaggio carismatico, proprio come tuo padre.
Jim Karanga of Watts, California is eating a bowl of ethereal cereal, the heavenly breakfast food. Jim, did you know that ethereal cereal has twice as much vitamin B as any other leading cereal? Ethereal also has the added punch of 0.002 ESP units of pectin. No shit! Introducing Miss Redneck New Jersey, Eugenie Furlinger. Eugenie is 23. She's 5'4" and weighs 117 pounds. She has blue eyes and blonde hair with matching cuffs and collar. Eugenie is a graduate of the Sawbone T-Bone Diner in Redneck, where she majored in philosophy. She's a social worker, and her favorite hobby is emasculation. Eugenie, in 25 words or less, would you tell us what your philosophy is? Well, I believe that everyone, no matter their race, creed, or color, should get a piece of the action. A piece of the what, Eugenie? A piece of the pie. Right. Mm. Confidentially, folks, I never thought she'd get that line. Oh, fuck off, Bert. Everybody wants a Dinkleberry frozen chicken pot pie, and they'll do anything to get it. It started last weekend at the L. Howard game. Girl, I saw your beaver flash. I'll never be the same. Oh, no. Have pimples, but I made them disappear. He makes life with face off. It made his skin so clear. A pimple is simple. If you treat your pimples right, my man uses face off. He's really out of sight, and so are his pimples. You can't eat an air conditioner.
will give everyone a 10-buck raise. Sai, Tom, a proposito dei vecchi tempi, mi ricordo di quella storia che mi raccontavi. Sì, insomma, quando infilavi il braccio tra le sbarre della cella, la guardia si avvicinava e ti faceva un'iniezione di morfina. Mai che sia successo a me. E Bob, queste cose non le fanno più per nessuno. I narcotici sono stati sistematicamente usati come capro espiatorio e demonizzati. L'idea che qualcuno possa far uso di droghe e sfuggire a un destino orribile è un anatema per quegli idioti. Io prevedo che per il prossimo futuro quelli di destra si serviranno dell'isterismo intorno alla droga come ottimo pretesto per poter poi organizzare un efficiente apparato di polizia internazionale. Io sono un uomo vecchio e sicuramente non vivrò abbastanza per vedere la soluzione del problema della droga. Sai una cosa, Tom? Hai proprio sbagliato vocazione. Dovevi fare il filosofo. Beh, Bob, in un'altra vita non si sa mai. Quero mais essas tardes mornais normais. Não quero mais videotape março, março, abril. Eu quero com 2000 na geral. Eu quero a geral. Eu quero ouvir gargalhada geral. Quero um lugar para mim e para você. Na matinê do cinema Olímpia, do cinema Olímpia. Na matinê do cinema Olímpia, do cinema Olímpia. Na matinê do cinema Olímpia, do cinema Olímpia. Não quero mais essas tardes mornais, normais. Quero mais videotape mor março, março, abril. Eu quero pulgas mil na geral. Eu quero a geral. Eu quero ouvir gargalhada geral. Quero um lugar para mim e pra você. Na matinê do cinema Olímpia, do cinema Olímpia. Na matinê do cinema Olímpia, do cinema. Na matinê do cinema Olímpia, do cinema Olímpia. E coladas, espartilhos, pernas e gatilhos. Atilhos e gargalhada geral. Do meio-dia até o anoitecer. Na matinê do cinema Olímpia, do cinema Olímpia. 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 RKO Radio.